Mineo, l'ingresso del centro rifugiati è presidiato dalla polizia e dagli uomini dell'esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure. A soli 100 metri di distanza abbiamo scovato un foro sulla recinzione che consente il passaggio di migranti e merci al di fuori di ogni controllo. L'imprenditore agricolo Arsenio Spampinato ha documentato fotograficamente i furti avvenuti nella sua campagna e il trasferimento di merce di ogni tipo nel CARA di Mineo. Oggi ha perso fiducia nella giustizia. Avevo le telecamere, l'ho prese, questi video l'ho dato ai carabinieri, ma non si è fatto mai niente. Dopo 2 anni si ci fa il processo, non si presenta nessuno, è stato rinviato da aprile a novembre. Nelle campagne che lambiscono il CARA di Mineo sono affissi cartelli contro i furti tradotti in 4 lingue. Altri cittadini lamentano di essere abbandonati dalle istituzioni. Loro fanno qualcosa e noi andiamo ai carabinieri a denunciare questa cosa. Loro dicono noi non possiamo fare niente, è quello che ci dà rabbia. Con la convalida dell'arresto dell'ivoriano per l'omicidio dei 2 coniugi di Palagonia, crescono l'esasperazione e la paura degli abitanti. Il rischio è che si arrivi a un punto di non ritorno. Si sa che non si può dormire più tranquillo, non è che non si sa, non sono una cosa che posso sistemare io. Che fa? Lo Stato italiano ci sta fondendo delle armi, qualcosa per... Ma dice città, dice mettete... Ma come ci dobbiamo difendere? Tutto l'inverno siamo qua. Tutto l'inverno però lavoriamo qua. Siamo qua fino a tardi. Sì, tranquillo, se pelle per pelle. Meglio da loro, no? Non basta prima io. Ora ci sarà una rivolta direttamente, rivolta.